abbastanza bene, anche se un po' sistema, facciamo passati, e quindi è un momento felice della nostra regione, che sono più di 30, e quest'anno peraltro si sono costituite in associazione. Proprio l'altra mattina noi abbiamo presentato l'associazione degli editori U, che deve avere per noi questo settore dell'editoria. Voglio ringraziare il presidente della Camera di Commercio, Caroni, che non è presente perché in ferie, in vacanza, e però è presente un rappresentante della Camera di Commercio, non so se poi vorrà parlare. Per il resto iniziamo. C'è la percezione, si percepisce un'area diversa quest'anno a Umbria Libri, sarà già la cura per dei particolari. Io sono entrato per esempio alla sala dei notari e a ridosso del tavolo dove sono soliti i relatori sedersi, ho visto un intervento d'arte contemporanea molto carino, come questo funzioni, nel senso che io porto i saluti del presidente Guastecchi, che è impegnato in un impegno istituzionale, e dell'assessore alla cultura. Il va un po' superato, nel senso, quindi è bene che si uniscano le varie, quelle che Benedetto Croce chiamava le attività dello spirito, quindi la lettura, che è fatta di poesia, di romanzo e di saggistica, può stare molto bene insieme all'arte contemporanea. Saluto onore. Massimo Sbiosono è nella sala di banca, quindi è venuto qualche minuto. Silvano Lorzia è anche l'artista più anziano, che ha fatto di un giovane. Gianni Poletti, che è sempre la canoniera della Paolina, Lucilla Ragni, sempre la canoniera. Sofia Rocchetti, che è qua sotto, sono quelle. Interesse dell'ente di cui faccio parte per questa manifestazione che da anni sosteniamo in maniera determinante per uno sviluppo sempre maggiore. Siamo sicuri. Abbiamo avuto degli ottimi consensi. Vogliamo essere assolutamente disponibili a un dialogo con tutti gli altri editori, che mi auguro venga prima possibile per altri autori. Questa è un'idea dell'associazione, un'idea alla quale il maestro Cerami ha detto immediatamente di sì, e questo ci gratifica. Il professore lo ricordava prima, gli editori in primis, ma comunque anche le diverse istituzioni senza le quali non avremmo potuto fare tutto quello che abbiamo cercato di fare, la provincia, il comune, la fondazione Cassa Biesa. Sì, per cui erano tutto parto bene, io faccio questo. No, mi è smanco stato altro, se non si sente un minuto. Poi si è messo. Si era messo. Ah, però. Scusa.
immagini del telescopico Hubble, che sono di tanto invisibili di nostro sapere e di non sapere, è il messaggio che la generazione di scienziati di oggi passa ai futuri scienziati, magari tra di voi ce n'è qualcuno, come per dire che la grande entrata nell'atmosfera a fare una doccia cosmica. Doccia cosmica significa accorgersi, scoprire lo strumento che ci permette di vedere. Però ci proviamo lo stesso, proviamo a navigare da questa parte. E quindi si entra in questa stanza che ha più o meno le dimensioni di una grande doccia. Sul tetto di questa stanza e sul pavimento di questa stanza sono stati installati dei rivelatori sensibili al passaggio di particelle. Il soffitto della doccia attraversa la particella che sta sul pavimento, un computer ricostruisce il tragitto che la particella ha fatto e possiamo girare questa installazione. È un pezzo di storia della scienza, un pezzo di storia importante, e accanto a questa installazione ci sono due altri oggetti. In pochi metri quadri abbiamo riassunto 100 anni di strumenti che potessero dare consistenza a questa intuizione. Ora, questo è un tratto, direi, fondamentale dell'avventura scientifica. Cioè, immaginate di avventurarvi verso un viaggio con la sua esserci, ma deve costruirsi strumenti per andarla a vedere, per andarla a scoprire. Allora, questi tre strumenti insieme permettono di fare queste osservazioni. Tra questi mi soffermerei in particolare sulla camera media, e adesso è lì a sinistra, la vedete, è una scatola di vetro, che ha, così come gli aeroplani che passano in cielo lasciano delle scie di condensazione, allo stesso modo le particelle che passano quasi quotidianamente. Voi osservate il cielo, non vedete l'aereo, non lo state vedendo, ma sapete, avete imparato di cose che stanno realmente succedendo qui, ma non abbiamo gli strumenti per vedere, lì ovunque abbiamo visto la traccia, abbiamo imparato a scoprire chi è che ha lasciato la traccia. Ma ancor più si riesce a scoprire da dove è venuto chi ha lasciato quella traccia, quali caratteristiche ha e qual è il processo, a volte processo cosmico, che ha prodotto il colpevole della traccia. A volte, e qui ripasserei la palla a Roberto, ci ha fatto capire anche un percorso nella storia della tecnologia umana, lo sforzo umano di andarsi a cercare tutte queste particelle, tra le particelle qui a 3000 metri di profondità nel ghiaccio dell'Antartide, oltre che nello spazio e in posti come questi, perché questi scienziati si prendono la briga di da richiedere questi ambienti per poter essere osservate, le particelle che emette l'universo, i messaggi che ci vengono dalle profondità del cosmo, dalla nostra galassia, ma molto